muoverlo. No, non così, dall'altra parte, nell'altro verso. Ho parlato con Anna. Tira adesso. Con gli agnelli. Buono, tesoro. Li vendi a poco. Ne abbiamo già discusso, mi sembra. Ma perché non vuoi darmi ascolto? Ti ho già detto che la cosa non mi interessa. Per favore, non insistere, John. Non possiamo andare avanti così solo perché sei troppo testardo per cambiare. Ci servono quegli agnelli. No. Perché no? Perché questo è un posto da capre, lo è sempre stato e non ci voglio vedere pecore. E non pensi a me, a quello che voglio. Io non vivrò a lungo, quando sarai solo farai come vorrai. Devo pensare ad Adelaide e alla bambina. Non posso aspettare. E significa? Significa che sono tuo figlio ed è tempo che mi ascolti, padre. No, tu devi ascoltare, ragazzo. Questo posto è mio, non tuo, non ancora. E finché resterà mio, sarò io a decidere. Solo io! No, John, non farlo. Fermo, dove credi di andare? Sono stufo di litigare con te, me ne vado. Non puoi farlo, torna subito qua. John, sto parlando con te. D'accordo, vattene. Vattene via. Più mettere piede su queste terre! John! 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 Aspetta. Ciao Heidi. Addio Heidi, buona fortuna. Su, muovi. Adesso speriamo di trovare il signore. E buon viaggio, eh? Acquistate il biglietto in stazione. Scusate, signore. È là. Ancora uno. Siete voi che andate a Dorfli? Sì, signora. Ma dove è andata la bambina? Heidi! Guarda che bel fiore. Per favore, cammina. Arrivederci, a presto. E scrivete, mi raccomando. Arrivederci. Signori in carrozza, si parte! Allora d'accordo, ci vediamo domani. Non potevi pretendere che rinunciassi a un'occasione del genere. E comunque la mia parte l'ho fatta. Ti ho tirata su, ti ho allevata per tutti questi anni. Tocca a lui adesso. Tu sei nata qui. Per te sarà un po' come tornare a casa. Eri piccola. Probabilmente non ricorderai niente. Comunque, c'è ancora un po' di strada per la casa del nonno. Avete capito chi? Dete Roghe dell'Orfanella. Mi hanno detto che la vuole portare lassù. Da lui? Non può essere tanto cinica. Questo ho sentito dire. E da fonte molto sicura. La cugina del cognato di mia sorella. Dete! Dete! Oh.
ricordi di me? Abbiamo lavorato insieme l'anno scorso in cucina a Meierfeld. Sonia, ma certo, come stai? Bene, e tu? Ancora in quell'albergo? No, ho un nuovo lavoro, cameriera presso una famiglia a Francoforte. Oh, davvero? Facciamo carriera, eh? Sì, io faccio carriera. Aspetta un momento, non te ne andare. Della bambina che ne sarà? È quella lì, vero? La cuginetta orfana che ti hanno affidato. Perché me lo chiedi? Beh, perché hai questo nuovo lavoro e non credo ti lascerebbero tenere la bambina, sbagli? Certo che no. È per questo che la porto dal nonno. Pensaci bene, Dete. Quell'uomo forse è pazzo. È cattivo, odioso. Heidi, non trovo più il mio borsellino. Guarda se l'ho perduto lungo la strada. Lo avrei lasciato non a casa. Non fare tanti discorsi. Vallo a cercare. Sonia, non ho altra scelta. E poi saranno le solite esagerazioni. Non può essere cattivo come dico. No, è peggio. Non ci credo. Ci sta più con la testa. Uscì di senno quando il figlio rimase ucciso. Dicono che fu colpa sua. Incidente, intendo. Comunque è un uomo strano. Non mette piede al villaggio, non parla con nessuno, solo con Peter, il pastorello. Mezzo matto anche lui. Che c'è di strano se vuole stare in solitudine? Magari fosse solo questo. C'è di più, mia cara. Certe notti si mette a gridare così forte che scuote la montagna, ti fa venire i brividi. Sarà qualche animale? Non è detto che sia sicuro, è lui. Si lamenta, grida e ulula come un lupo. Forse è tormentato dal rimorso. Comunque sia, portare lassù quella bambina è una vera crudeltà, non ci voglio neanche pensare. Ormai la decisione è presa. Resterà qui. Heidi, mi sono ricordata, il borsellino è rimasto a casa. Ve la ricordate? Come ti sei permessa? Non sono affari tuoi. È stata con me anche troppo. Adesso è il vostro turno. Tocca a voi averne cura. Io non la posso ospitare. Non la voglio qui. Portatela via. Ho un nuovo lavoro. Non la posso più tenere. Comunque la responsabilità non è mia. Qui non entrerà mai. Lo vuoi capire o no? Cosa volete fare? Non voglio neanche vederla. Portatela via. Vattene! Sistemato. È tuo nonno, in fondo, non è un estraneo. Devi stare tranquilla. Dai. Scusatemi. Siete voi mio nonno? So che è una grossa sorpresa per voi, ma non vi darò nessun fastidio. Perché sono capace di badare a me stessa. Davvero, non sono una bambina piagnucolosa. Ho 9 anni. Beh, 8 e mezzo. Mangiare mangio pochissimo. Certe volte parlo tanto, quando sono nervosa, se sono eccitata o solo per chiacchierare, ma so stare anche zitta, sul serio, muta come un pesce. Così, se mi farete rimanere, sono sicura che tutto andrà bene. E tu? Che cos'hai da guardare? Niente. Rimetti gli occhi nelle orbite. Vattene.
Mazza. Sono io, Heidi. Cosa facevi lì dietro? Mi spiavi? No. Vi guardavo soltanto. Non mi piace essere spiato, è chiaro? Non lo farò più. Con le capre voi sembrate così... Cosa? Diverso. Io sono quello che sono. Non aspettarti altro. Sei in ritardo. Non accadrà più, signore, parola. Sarà meglio per te. Aspetta, dimentichi questo. Porta la bambina con cosa? Te. Cosa? Portala con te, hai le orecchie sporche. È una seccatura, si stancherà. No, no, te lo prometto. Andiamo, ma non farmi perdere tempo, eh. E state attenti a non scivolare lassù. Potreste cadere nel burrone. Tu chi sei? Sono Pat, il pastore. E tu? Heidi, la bambina. Una gazzalata. Perché fa tutti quei versi? Vuole che non ci avviciniamo troppo. Le piace stare per conto suo. Che strano. No, non tanto. Anche gli uomini fanno così. O almeno lo fanno alcuni di loro. Ti riferisci a mio nonno, vero? Come ti trovi con lui? Non mi vuole parlare. Già. Comunque non ti taglierà la testa. Ah sì? Secondo me ieri ci è mancato poco. Come mai è così cattivo? La gente in paese dice che è come la dinamite. Sempre pronto ad esplodere. Forse hanno ragione. Ma uno che alleva le capre come fa lui non può essere cattivo. Ciao, Peter! Ehi là! Evviva! Testolina.
Scusate, nonno. Non siete arrabbiato con me, vero? Vieni. Dai, vieni a sederti. Voglio vedere se la sedia regge. Cosa? Se ti sostiene. Avanti. Sì, regge. Non posso farti dormire per terra o nella stalla tutte le notti. Anche le capre devono riposare. Vuol dire che mi fate restare. Non siete arrabbiato. Mi permettete di restare. Non ve ne pentirete, sul serio. Io so fare tante cose. Curerò l'orto, le capre, accudirò i maiali, le galline, cercherò la legna, andrò a prendere l'acqua e... E imparerai anche a stare un po' zitta. Non ho intenzione di imboccarti se è questo che stai pensando. Seduta. E adesso cos'è che non va bene? Allora? Adesso cos'hai da guardare? Niente. Mangia. Usiamo le buone maniere. Oggi no. Allora perché non scendiamo noi? E perché? Ho promesso una visita a sua nonna. Non serve andare da quella gente. Peter lo diceva che non mi avreste accompagnato, ma non importa. Ehi, aspetta, dove credi di andare? Ve l'ho detto, no? Heidi! Heidi! Permesso! Peter! Chi è? Sono io, Heidi! Heidi! Brigitte, Heidi finalmente ci è venuta a trovare. Ciao. Vi ho svegliata, vero? Mi dispiace. Oh, non dire sciocchezze, non mi hai svegliata. Sono molto contenta di vederti. Ecco, sediamoci qui, facciamoci una chiacchierata. Peter mi racconta tutto, Heidi. So che va tutto bene. Ma sapessi quanto ero preoccupata al pensiero che tu eri lassù tutta sola. Peter aveva ragione. Le tue guance hanno preso un po' di colorito. Come fate a vederlo?
Te l'ho detto, cara, con questi occhi. Tieni, questa ti scalderà. La nonna non ne prende? No. Sento che il tempo sta cambiando. Avremo un inverno freddo quest'anno. E dobbiamo ancora riparare il tetto. È un lavoro che avrebbe potuto fare Peter, ma non avendo un padre che glielo insegni, ha trascurato questa e altre cose importanti. La scuola, imparare a leggere. Questa è un'autentica vergogna. Non è colpa sua. Ci sono tante di quelle cose da fare. Lo so, ma vorrei tanto che sapesse leggere. E che trovassimo qualcuno capace di riparare questo tetto. Nonno, vi volevo domandare, se una persona è molto brava a fare una cosa e un'altra persona no, la prima persona non dovrebbe aiutare la seconda? Voi che dite? Che bisogna cavarsela da soli, ecco che dico. Sì, però fa un freddo cane laggiù. Che freddo? Dove? Da Peter, sua nonna ha freddo. Il tetto è rotto. Qualcuno lo dovrebbe riparare. Non siete d'accordo? No. Oh, peccato. Io le ho già promesso che ci andavate. Che cosa? Non pretenderete che manchi alla mia parola, spero. Heidi. Buonanotte, nonno. Ancora buonanotte. E sogni d'oro. Forza, bambini, forza. Tutti presenti? Proprio tutti, no? Dovremmo fargli visita, reverendo, e ora, non vi pare? Tobias! Che sudata per arrivare! Erano anni che non salivo quassù. E io sono anni che non vi invito. Non cominciare, Tobias, non siamo venuti per litigare. E perché siete venuti? Quanto astio, smettila, Tobias. Ti sei punito anche troppo. C'è il tempo della penitenza e il tempo della riconciliazione, ricordatelo. Reverendo, se siete venuto quassù per citarmi la Bibbia, siete più sciocco di quanto pensassi. È per la bambina, signore. Non sono affari vostri. La sua educazione, sì, quella è affar nostro. Deve andare a scuola. Gliela darò io un'istruzione, e senza che scenda a valle. Attento, Tobias, la gelosia è il veleno dell'amore. Si insinua nel cuore e si propaga come una muffa, soffocando ogni cosa. Risparmiate il fiato, reverendo. Ti devi piegare, Tobias, come le fronde del salice. Oppure il vento ti spezzerà se gli opponi resistenza. Pensaci, fa pace con te stesso e con noi, se non altro per il bene di tua nipote Heidi. Nonna! Nonna! Brigitte! Ciao, sono tornata. Oh, tu riempi la casa d'allegria. Oh, hai fame? Prendi, assaggia. Perché a dir la verità, questo pane è troppo duro per i miei denti. Non riesco più a masticarlo, è una tortura. Non ci riuscite? Lo mangio solo per Brigitte, così non mi fa storie. Aspettate, vi pettino io. Oh, che gentile. È mio nonno. Grazie. Grazie, signore, per averci mandato questo piccolo angelo. Heidi! Heidi! Le ho trovato una sistemazione. Dama di compagnia presso una famiglia altolocata. D'ora in poi non le mancherà niente. Avrà tutto.
credo di aver fatto la scelta giusta per lei. Quanto ti pagheranno per questo bel servizio? Dimmelo. Pensavo che voleste liberarvene. Le cose sono cambiate. È tutto diverso adesso. Il suo posto è qui, con me. Se l'aveste davvero a cuore, la lascereste partire, senza creare difficoltà. Non può vivere con voi. Siete il meno indicato, lo dicono tutti. Il sindaco, il maestro, il parroco, tutti quanti. Resterà qui e nessuno di loro potrà farci niente. Vi conoscono bene. Sanno che tipo siete. Un villano egoista e prepotente. Per questo John vi aveva lasciato, per il vostro carattere. Ragazza, tu non sai quello che dici. L'avete costretto ad andarsene. Volevate decidere della sua vita. Tenerlo al guinzaglio, la stessa cosa che cercate di fare con lei. Sono tutte menzogne. Lui vi odiava per questo, vero? No. Vi odierà anche lei. Maledirà il giorno che è arrivata qui. E probabilmente l'ha già fatto. Smettila! Fuggirà via da voi. Non riuscirà a resistere. Alla prima occasione correrà a balle e vi lascerà solo. Se prima non le capiterà un incidente, come successe a John. È questo che volete? Questo? D'accordo. Prenditela. Vattene. Portala lontano da qui! Fuori dalla mia vita! Per sempre. Nonno, guardate! Brigitte vi manda questi per ringraziare. Dad! Preparati, Heidi. Dobbiamo andarcene. Coraggio, fa presto. Andare? Dove? Verrai con me, a Francoforte. No, io voglio restare con nonno Tobias. Dov'è? Dove è andato? Hai una grande fortuna. È d'accordo anche lui, l'ha detto a me. No, lui non lo direbbe mai. Nonno, dove sei? Heidi. Nonno! Heidi! Ecco, non lo devo raggiungere. Nonno, aspettami, ti devo parlare. Non c'è tempo, dobbiamo andare. Ti prego. Adesso vieni a Francoforte con me, però ti prometto che fra una settimana, se non ti troverai bene, ti riporterò quassù. Mi lascerai tornare qui? È quello che ho appena detto. Promesso? Sì. Ti do la mia parola, Heidi. A condizione che andiamo via immediatamente. Cammina. No, aspetta. Heidi, torna subito qui. Dove vai, nonno? Andiamo, Heidi. Tornerò presto! Tornerò! Le voglio salutare! Non puoi, non abbiamo tempo! Heidi! Nonna! Nonna! Oh, Heidi, tesoro, che è successo? Non stai bene? No. No, è che... è che vado via. Oh. Con Dete. Ma non per tanto tempo. Me l'ha promesso. Vi porterò del pane. Quello soffice che potete masticare anche voi. Lo fanno buonissimo a Francoforte. Me l'ha detto Dete. Heidi! Vi devo salutare. Ti stavo facendo uno scialle di lana per proteggerti dal freddo. Ma non l'ho ancora finito. Tornerò prima che sia finito. Certo, non ne dubito, cara. Conterò i giorni. Ora devo andare. A presto, nonna. Ah.
Desiderano? Prego, seguitemi. La signorina Dete Rogen è una bambina. Sono arrivate. Pazienza, Clara, pazienza. È una virtù. Ah, eccoci qua, signorina Rottermeier. Vi ho portato la ragazza, come vi avevo detto. No, 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 non ci siamo. All'aspetto di una vagabonda, è sciatta. Ha fatto un lungo viaggio in treno, è normale, no? Sentite, è una ragazza di campagna. È ingenua e rispettosa. Proprio la persona che cercava il signor Sesemann, ricordate? Sì, sì, ricordo bene. Ma secondo me questa iniziativa è assolutamente ridicola. Come ti chiami, ragazzina? Heidi. Come? Non puoi chiamarti così. Qual è il tuo nome di battesimo? Heidi. Non fare la spiritosa con me, ragazzina. Adelaide porta lo stesso nome di sua madre. Almeno questo è un nome che si può pronunciare. Mi sembra alquanto minuta per la sua età. Quanti anni hai detto che ha? Beh, non lo so con esattezza. Dovrebbe averne più o meno... 8. Ha 4 anni meno di Clara. Ma è molto sveglia per la sua età. Questo è tutto da vedere. Cosa ha imparato, Adelaide? Quali materie hai studiato? So riconoscere la gazzaladra, tutte le farfalle, so mungere le mucche senza... Va bene, ma quali libri hai letto? Nessuno, io non so leggere. Immaginavo. No, non va bene. Portala via, subito. Signorina Rottermeier, ho preso accordi con il signor Sesemann, il vostro datore di lavoro, e sono certa che egli sarebbe molto contrariato se la giovane Clara non avesse la sua dama di compagnia. Non siete d'accordo? Sì, suppongo di sì. Molto bene. Vedo che alla fine ci siamo capite. E dal momento che io ho fatto la mia parte, pretendo che ora voi facciate la vostra. Tieni. Ha lasciato questi per il tuo disturbo. Grazie, signorina Rottermeier. Siete stata ragionevole e molto comprensiva. Ti accompagno alla porta. Dete. Aspetta. Non ti scordare. Una settimana, hai promesso. Sono contenta che tu sia qui. Morivo di noia in questa casa. Non sai cosa vuol dire avere solo la compagnia della signorina Rottermeier. Non che sia cattiva, ma capisci. Comunque adesso sono così eccitata. Insieme faremo tante belle cose. Diventeremo grandi amiche, lo so, ne sono certa. Io sono Clara e ti chiamerò Heidi invece di Adelaide. A meno che tu non preferisca Adelaide. No, meglio Heidi. Ne ero certa. Senti, Heidi, questo è o non è il giorno più bello della tua vita? Veramente non lo so. Ti abbiamo preparato la camera. Ti piacerà, lo so, è calda e accogliente. Ti compreremo degli abiti nuovi e ti regalerò le mie vecchie scarpe. Certe non le ho mai usate. A te piace cucinare, perché possiamo farlo tutte le volte che vogliamo. In primavera andremo a giocare in giardino. In estate invece prenderemo la nostra carrozza e faremo dei lunghi giri fino a... Basta! Ti prego. Hai ragione, parlo troppo svelta, scusa. Ma è perché sono felice che tu sia qui. Hai viaggiato, devi essere stanca e affamata. Vuoi mangiare qualcosa? No, non è questo. È che... Cosa? Che presto io me ne andrò. Come sarebbe? Tu devi restare qui con noi. No, Dete me l'ha promesso. Fra una settimana torno a casa, sulle montagne. Perché non ti piace qui? È bello. Non ho mai visto una casa come questa. Ma te l'ho detto. Non posso restare.
Non dire queste cose. Come fai a essere così crudele? Non sai cosa significa questo per me. Sebastian! Scusa, Dan, non lo sapevo. Respirate a fondo. Ancora. Così, brava. Tinette! Venite. Tinette! Ho desiderato tanto avere un'amica. Non andartene, ti prego, Heidi, non andartene. Stai benissimo con quel vestito. Tu dici? Sei molto elegante. Ah, sì, Adelaide, così stai molto meglio. Non potevamo lasciarti andare in giro vestita come una selvaggia, ti pare? Cosa avrebbe detto il signor Candidat? Il signor Candidat? Il tutore, quello che ci farà scuola. Scuola? Certo, scuola. Devi imparare a leggere, tutti devono farlo. Ma non Peter. Questo Peter, chi è? Un sempliciotto? Oh, no. Peter conosce le capre e la montagna più di chiunque altro, a parte mio nonno, ovviamente. Sa quando in arrivo una tempesta, un acquazzone, quando una capra deve partorire, Adelaide, quando... è una conversazione disgustosa, farla a tavola non sta bene. È ora di studiare. Lo conservereste per me? Grazie. Hai dormito bene? Sì, ma a casa del nonno posso vedere le montagne ogni mattina quando mi alzo. Sono bellissime. Ho provato ad aprire la finestra in camera mia, ma non si apre. È Sebastian a chiuderle, te le farò aprire, ma ho paura che da lì non vedrai le montagne. E dove si vedono? Forse dal campanile della chiesa. Tu vivi qui da sola? Cioè, con la signorina Rottermeier, con Sebastian e con... mio padre, sciocchina. Lui è fuori città adesso, per degli affari importanti. A dir la verità, spesso è in viaggio. Non che lo desideri, naturalmente. Lui vorrebbe stare sempre qui con me. Ma, comunque, presto sarà di ritorno. Così ha detto. Ti posso chiedere una cosa? Non devi offenderti, però. Cosa? Perché non puoi camminare? Ah, vedi, ero molto piccola quando è successo. Mia madre era già morta. Ho avuto la febbre alta, delle complicazioni. Non lo so bene. So solo che non sono più riuscita a guarire. Ma guarirai? La malattia di Clara è una faccenda delicata della quale è meglio non discutere. Comunque, se vuoi sapere se riacquisterà l'uso delle gambe... No, è impossibile. Dovresti venire sui monti. Se li vedessi e respirassi quell'aria. Il nonno dice che cura tutte le malattie. Sicuramente miglioreresti. È ridicolo, Heidi. Hai sentito la signorina Rottermeier? Ma se tu ci venissi almeno una volta. Vale la pena tentare, così invece non saprai. Signor Candidat, eccola, è quella di cui vi ho parlato. Spero che possiate ottenere qualche risultato. Tentar non nuoce. Allora, la signorina dice che non ti hanno insegnato a leggere. Cominceremo dalle lettere dell'alfabeto e le impareremo una per una. Ricopiale 50 volte. Ma... Niente ma. Fa come ho detto. E ora noi, Clara, dove eravamo rimasti? Alle desinenze del tempo perfetto, mi sembra. Isti it, imus istis erunt. I isti it, imus istis erunt. I isti it, imus istis erunt. I isti it,
Imus istis erunt. I isti it. Imus istis erunt. Finestra, vorrei guardare fuori. Farò di più, signorina. La spalancherò completamente. Ecco fatto. Ma le montagne? Dove sono le montagne? Non abbiamo montagne in questa regione. Allora, la chiesa? Dov'è la chiesa? Beh, sì, la chiesa c'è, ma non si vede da qui. Fiori! Fiori freschi! Comprate i miei fiori! Sì, quelli, quelli. Oh, signora. È vostro amico. Certo, da quella porta laggiù, ma non puoi... Grazie. Ehi, non ci puoi andare lassù. Hai sentito? Torna qui. Non è consentito salire sul campanile. Che cosa ci sei andata a fare? Volevo vedere i monti. Ma ora so che non si vedono neanche da lì. Certo che no. Se solo me lo avessi chiesto. Andiamo, scendi. Oh, che carini. Guardate. Dove diavolo sei stata? La Rottermeier è fuori di sé.
Non so cosa ti salti per la testa, ma che non succeda più, mi sono spiegata, signorina. Non te lo permetterò. Non sei più sulle montagne. Questa è una città, esistono delle regole qui. Come hai potuto essere così sconsiderata dopo tutto quello che abbiamo fatto per te? Stai bene, Heidi? Che è successo? Dove sei stata? Sul campanile. Volevo vedere le montagne. Ma... lasciamo perdere. Ti ho portato una cosa, una sorpresa. Ah, sì? E cosa? Oh, è adorabile. Ah! Oh! Oh. Sta buono. Oh. Oh. Dentro. Forse ho fatto un po' di disordine, ma pulirò tutto io. Beh, vedi di farlo. E vedi anche di far sparire tutte queste piume. Cos'è stato? Niente. C'è un po' di corrente in questa stanza. Niente di grave. Non è che tenete un gatto qui dentro? Il solo pensiero mi fa... Non li sopporto. Ce ne sarà. Qualcuno in giro. Ho messo nei pasticci anche te stavolta. No, non ti preoccupare. Guarda, Heidi. Nevica. Mio nonno dice che la neve è su in montagna. È come una coltre spessa, tutta bianca e soffice. E mi ha detto che ogni cosa ne è ricoperta. Perfino gli alberi. I isti it, imus istis erunt. I isti it, imus istis erunt. Come andiamo con le lettere, Adelaide? Eramus eratis Adelaide. Erat. Sum es. L'alfabeto, Adelaide. Sum es est. Scusate, signor Candidat, hanno portato questo per la signorina Heidi. Oh, è per me. Abbiamo una lezione in corso. Da parte del sagrestano. Avanti, signorine. Lavorate adesso. Sum es est, sumus estis sunt, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Psst. Sum es est, sumus estis sunt, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Sum es est, sumus estis sunt, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant.
Ho finito, signor Candidat. Di già? Oh, bene. Tu a che punto sei? Adelaide, fai qualche progresso? Giudicate voi. Cosa? Hai finito? Bene. Sì. Molto bene. Per oggi credo sia sufficiente. Fine della lezione. Allora? Arrivederci a domani. Guarda. Andate via così presto, signor Candidat? Sì. Arrivederci. Signorina Rottermeier? Non fate lo spiritoso! Non vedete? Cacciate quelle bestie! Fuori! Eccio! Piano! Buoni! Sebastian, è arrivato papà! Apri, svelto! Sesaman, noi non vi aspettavamo. Siamo lieti di vedervi, naturalmente. Spero che il mio arrivo non vi rechi eccessivo disturbo, signorina Rottermeier. Oh, no, di certo. Farò subito preparare la sua stanza. Tinette? Sono qui, eccomi. Oh, già. Beh, non startene lì, non vedi? La signora Sesaman aspetta te. Sì, provvedo. È stato trattenuto dai suoi affari come al solito. Vuol dire che dovrai sopportare me. Tu devi essere Ai. Sono la nonna di Clara. Do, das, dat. Damus, datis, dant. Do, das, dat. Damus, datis, dant. È fatica sprecata con quella bambina. È come cercare di cavar sangue da una rapa. Se vi riferite ad Heidi, di fronte al suo impegno non mi pronuncerei. Non così in fretta, almeno. Non è che faccia molti progressi. Ha imparato a stento le lettere. La buona volontà non basta. Prima o poi bisogna affrontare la dura realtà dei fatti. Bene, a te, Adelaide.
6. Uomini. Oh. È una parola che hai sentito. Uomini. Dovresti poterla ricordare. Sei. Sì, sei. Sei uomini. Sei uomini corrono. Sei uomini ridono. Ridono giocando a palla. È impossibile. È straordinario. Sta leggendo. Corrono dietro alla palla. Tirano la palla coi piedi. Grazie, Tinette. E adesso, prima di alzarci da tavola, avrei qualcosa per la piccola Heidi. Davvero? È un premio per essere stata brava nello studio. Ecco, signorina. È per me. Sul serio? Sì, Heidi. È tuo. È un mio regalo. Volete dire che lo posso tenere? Sì. Puoi portarlo in montagna e leggerlo ai tuoi amici. Lo porterò a casa mia, lo terrò. No, Heidi. Adesso è questa la tua casa. Non devi più dire che te ne andrai. Mai più, hai capito bene? Non devi. Ma ti, Clara, non c'è ragione di agitarsi tanto. Calma. Invece sì, nonna. La ragione c'è, non io lo so. Non così, sta calma, Clara. Nessuno se ne andrà. Diglielo anche tu, Adelaide. No, più in alto. E più verso destra. Ecco, adesso sì, perfetto. È dimagrita, lo avete notato? E ha un colorito pallido. Chi, Clara? No, Heidi. Mangia pochissimo, non ve ne siete accorta. Lascia quasi tutto nel piatto. La gente di montagna è di costituzione robusta, si ammala di rado. Adelaide è in salute come lo era il primo giorno che è arrivata. Certo, comunque per stare tranquilla sentirò ugualmente cosa ne pensa il dottore. Beh, voi siete libera di farlo, ma io vi garantisco che la bambina non ha niente, sta bene. Questo lo mettiamo qui, qui. Permesso? Dove siete? C'è qualcuno? È lui! Avete sentito? È lui! Che gioia! Tinette! Svelta! Finisci di pulire di sopra! Sebastian, la carrozza, i bagagli del signor Sesaman, pensaci tu! Che altro? Che altro? Avvisare la cuoca! Lieta di vedervi, signor Sesaman. Grazie, signorina Rottermeier, e grazie anche di aver provveduto alla mia casa con amorevole cura. Ah, sì? Beh, grazie. Vogliate scusarmi? Ma... Sebastian! Herbert. State magnificamente. Clara. Sei tornato, finalmente. Quanto mi sei mancato. Sono stati interessanti i tuoi viaggi. Mm-hmm. Avrei desiderato venire con te. Ne sarei stato felice, principessina, lo sai. Per farmi perdonare ti ho portato un regalo. Oh, che cos'è, papà? Che mi hai portato? Oh. Oh. Clara, non stai dimenticando qualcuno? È vero, papà. Ti presento Heidi. Vieni, Heidi. Avvicinati. Il mio papà. Signor Sesaman. Lieto di conoscerti, Heidi. Voglio ringraziarti per aver reso felice mia figlia. Basta guardarla. Tu sei la migliore medicina che abbia mai preso. Non è vero, mamma? You got.
tutti quanti. E ora un brindisi. All'allegra compagnia, alla famiglia, agli amici, allo stare insieme e al mio ritorno a casa. Alla salute. Ti stai annoiando, Heidi? No, anzi, mi diverto. Papà, io e Heidi vorremmo alzarci da tavola. Alzarvi da tavola? E per fare cosa? Preferite andare di là ad annoiarvi a scartare tutti quei regali invece di stare qui a chiacchierare con noi? Sì, a te non dispiace, vero? No, no, non mi dispiace. Andate pure, divertitevi. Grazie, papà. Herbert. Che c'è, mamma? Volete rimproverarmi ancora per le mie assenze? Sapete che non dipende da me. E poi Clara non l'ho mai vista così serena. Stavolta non è Clara il problema. È Heidi che mi preoccupa. Heidi? Sì, non sta bene. Ah, davvero? Perché non me l'avete detto, signorina Rottermeier? Oh, beh, ecco io. Beh, secondo me non si tratta di... Non Fredda? Mi pare che la bambina... Beh, io ho visitato Heidi e benché non abbia trovato niente di allarmante, tuttavia, la bambina ha perso l'appetito. Oh, è solo questo il problema, che non mangia. Temevo chissà cosa. No, no, non è soltanto questo. È imbarazzante dovervelo dire. Ma quando è arrivata qui aveva una vitalità straordinaria, fuori dal comune, che ora è svanita. La bambina si è come spenta. Scusa, ma non mi pare una diagnosi molto scientifica. Comunque tu cosa suggeriresti di fare? Dovete riportare Heidi in montagna. Riportarla in montagna? Frederick, hai visto Clara? Non è mai stata così bene. Ha trovato un'amicizia, un interesse. Se Heidi andasse via in questo momento... No, dottore, sii ragionevole. Non me la sento di guastare la felicità di Clara. Ma hai il dovere di pensare anche alla felicità di Heidi. Certo, mamma, lo so. Non intendo discutere oltre. Heidi resterà a Francoforte, a casa nostra. Non c'è altro da aggiungere. Lucente, stella brillante, stella che spicchi nel cielo splendente. Io ti chiedo un grande favore, ascoltami, ti prego. So che sei impegnata, soprattutto stanotte. Ma promettimi che terrai d'occhio la nonna e Peter. E il nonno, naturalmente, perché so che si sente molto solo a volte. Spero tanto che stiano bene, tutti quanti. E un'ultima cosa, Stellina. Non te la chiederei se non fossi importante, lo sai. Fai in modo che non si scordino di me.
Siete sicuro di averla chiusa? Ma certo, ricordo perfettamente di aver messo il chiavistello ieri sera. Se è così, non si può essere certo aperta da sola. Controllate l'argenteria con attenzione. Devo avvertire il signor Sesame? No, solo se dovesse mancare qualche oggetto importante. Ma non credete che perché vorrà... allarmarlo inutilmente e fargli sorgere il sospetto che la sua casa sia in mani poco fidate? E poi sarà stata opera del vento. Non mi pare si tratti di qualcosa di sinistro. Se lo dite voi, signorina Rottermeier. Non manca niente. È un mistero per me. Quale ladro forzerebbe la porta principale di una casa come questa per non rubare niente? Un ladro non umano, per esempio. Uno al quale non interessa l'argento, ma qualcos'altro. Che cosa vuoi dire? Anime dannate dell'oltretomba. Capite adesso? Anime che ne rapiscono altre. Spiriti erranti. Falla finita. Non esistono i fantasmi, sono storie. Fantasmi o no? Sebastian, monterete la guardia stanotte e se c'è un ladro, lo cattureremo. Ma non conviene avvertire il signor Sesame? No, risolveremo noi il mistero. Buonanotte, Sebastian. Buonanotte, signorina Rottermeier. Riuscirai a fuggire questa volta. Oh,
Cioè, siete certo voi? Certo che sono io, idiota. Ma non ero io poco fa, c'era qualcun altro. Guardate. Coraggio. Devo andare avanti io. Certo. Va bene, va bene. Armiamoci. E adesso seguitemi. Bene, ma che bella accoglienza. Che sta succedendo qui? Noi abbiamo pensato fosse un ladro, signore. C'è già stato un intruso, ma... Beh, abbiamo pensato di poterlo prendere da soli, ma purtroppo non si può perché... Ecco, non è uno come noi, signore. Cosa, signorina Rottermeier? Cosa state balbettando? È un fantasma. Ha gli occhi rosso sangue e degli artigli acuminati. È orribile, assolutamente orribile. Grazie al cielo lo abbiamo scacciato prima che lo vedessero le bambine e che potesse fare loro del male. Basta, signorina Rottermeier, cercate di controllarvi. State dicendo un mare di sciocchezze. Se c'è stato un intruso, non si tratta sicuramente di un fantasma. E io ve lo dimostrerò. Gli darò la caccia personalmente. Ora ritiratevi tutti e due, a letto. E smettetela di parlare di fantasmi. Mi sono spiegato, signorina Rottermeier? Sì, sì, state tranquilla. Chissà come mi sarà venuto in mente. Buonanotte. Nonna Sesema, secondo voi quello che è successo è colpa dei fantasmi? Cosa risponderebbe tuo nonno a una domanda del genere? Lui crede ai fantasmi? Beh, veramente non lo so. So che crede al vento, alla pioggia e agli animali. I fantasmi non li nomina. Vorrei tanto conoscerlo, il tuo nonnino. Ho la sensazione che andremmo molto d'accordo. Sarebbe una cosa magnifica se vi incontraste davvero. Clara, non sarebbe una cosa bellissima? Sì, si potrebbe fare. Lo dirò a mio padre. Sono sicura che sarà d'accordo. Davvero? Perché no? Non mi pare che ci siano problemi. Tuo nonno può prendere il treno a Maienfeld. Sebastian lo andrà a prendere alla stazione e lo accompagnerà qui. È così semplice. No. È impossibile. Mio nonno non lascerà mai la montagna. Grazie per avermi voluto far compagnia, Frederick. Oh, nessun disturbo, Herbert. Dio solo sa in che avventura ci caccerai stavolta. Temo che la sola avventura che avremo sarà una lunga nottata insonne.
Heidi. Heidi, che stai facendo? Aspetta. Guarda i suoi occhi. Li vedi? Non è sveglia. Che vuoi dire? Che è sonnambula. E in casi del genere un risveglio improvviso può essere pericoloso, Herbert. Niente emozioni violente. E allora che facciamo? La riaccompagniamo in camera sua, in silenzio e con gentilezza, cercando di non svegliarla. Signor Sesma, dottore, ma cosa fate? Signorina Rottermeier. È svenuta. Heidi. Dell'acqua, presto. E trovate una coperta. Intanto io la porto di sopra. Svelti. Oh, signore. Non sono tanto malata, non è vero? Lei mi curerà e guarirò presto. Ma certo che guarirai. Sta tranquilla. Non volevo creare tanti problemi. Non mi rendevo neanche conto di cosa facevo. Lo so, Heidi. Ma adesso non devi preoccuparti di niente. Pensa a riposare. Devi solo dormire. Allora, come sta? Te l'ho già detto, Herbert, devi rimandare la bambina in montagna. No, non se ne parla neanche. Per Clara cosa? Sarebbe tremendo. No! Non ne ha bisogno. Non lo voglio! Vuoi capire? Qui soffre. Peggiora di giorno in giorno. Lo vedi anche tu, no? Basta, Herbert. Heidi si riprenderà, vedrai. Anche mandandola lassù, non sono sicuro che guarisca. Quello che è certo è che tenendola qui può solo peggiorare. Papà! Papà, ti prego, io ho bisogno di lei. D'accordo, ora basta. Cerca di stare calma. Respira a fondo. Inspira. Espira. Così. Ancora. Bravo. Papà. Ora va meglio, vero? Avanti. Papà. Hai fame, principessina? Tanta. Ecco. Clara. Sì, papà. C'è una cosa importante di cui dobbiamo parlare. Vuoi parlare di Heidi, non è vero? So che cosa significhi lei per te, però vedi... Davvero, papà? Tu sai quanto soffrirei qui senza di lei? Come mi sentirei sola e triste. Non ci voglio neanche pensare. Non lo sopporterei, non resisterei. Clara, se non la lasciamo andare, la malattia si aggraverà. E tu non vuoi che questo accada, vero? No, ma... Il dottore dice che può migliorare solo in montagna. Ma non può guarire qui da noi. La cosa più giusta è rimandare Heidi a casa sua. Lo capisci, vero? Clara. Mia principessina. Buongiorno. Altre passeggiate notturne? No, sono rimasta qui. O almeno credo. La Rottermeier è molto arrabbiata con me, vero? Oh, non farci caso. Sono contenta di vederla perdere le staffe. Piuttosto, Heidi, dicono che stai male perché... Tu vuoi veramente tornare a Dorfli? Sulle montagne? Sì, ma perché me lo chiedi? Se è vero... Se per te significa così tanto, ne ho già parlato con mio padre. Lui approva. Mi dai il permesso? Mi lasci andare? Certo, se è questo che desideri. Oh, sì, sì, più di ogni altra cosa. Allora è deciso. Lo dirò a papà.
Organizzerà lui il viaggio. Torno a casa. Oh, grazie. Grazie, Clara. Grazie di cuore. Ma non per sempre, Heidi. Cosa? Sarà una visita, una vacanza. Starai un mese finché non sarai guarita. E poi? E poi tornerai a Francoforte. Devi promettere che tornerai. Altrimenti... Ma tu me lo prometti, vero? Me lo prometti? Fermare, ti prego, soltanto un minuto. No. Ma almeno il pane glielo voglio dare. Heidi! Nonna Mary! Nonna! Nonna! Sono tornata, nonna. Oh, sì. Heidi, le conosco queste guance. Vi ho portato del pane. È morbidissimo, si scioglie in bocca. Tenete, assaggiatene uno. Oh, ho sognato questo momento e ho pregato tanto, ma non osavo sperarlo. Avanti, assaggiate. Mangiatene due. O tre. Tutti quelli che volete. Clara ve ne manderà ancora. Anche di più. Mi trovi così male? No. Mi sembrate solo... Non fare la furbetta con me. Dovete mangiare, lo sapete anche voi. Dovete recuperare le forze. Credo di non essere la sola. È vero. Anch'io. Heidi! Andiamo adesso, forza! Non voglio ritrovarmi a camminare di notte in questi posti sperduti. Nonno! No, no, aspetta! Vado prima io. Perché? Niente domande, resta lì e zitta! Gli ho portato Heidi. L'hai riportata? È con te? Per un mese. È tutto spiegato qui. Vuoi farla entrare e uscire dalla mia vita quando ti fa più comodo? Non te lo permetterò. Non voglio che stia qui. Deve restare, è vostra nipote, è solo voi. Io non ho più nessuna nipote. Nessuna. Ma siate ragionevole, che cosa dirò al signor Sesemann? Digli che casa mia non è un albergo. E digli che i suoi sporchi salti mi fanno schifo. Mio Dio, che cosa avete fatto? Siete un pazzo! Nient'altro che uno stupido vecchio pazzo! Heidi, va, è in casa, ti sta aspettando. Coraggio! Che altro vuoi? Ti ho già detto... Sono io, nonno Tobias. Heidi! Non mi hai dimenticato, vero?
Dove vai? Aspetta, nonno! Non ti voglio qui, hai capito? Tornatene in città, va con Dete. Tu non vuoi questo. Non ci credo. Vattene. Lasciami solo. Nonno, ti prego. Heidi. Sei tornata. Grazie a Dio, sei tornata. Ma non per sempre. Lo so. Lo so. È Peter. Così, eccoti di nuovo qua. Perché tu, un giorno ci sei, il giorno dopo sparisci, come per incanto. La stessa magia che ora ti ha riportato qui. Ma no, non c'è niente di magico. Siamo venute in treno fino a Maienfeld. Lì abbiamo dovuto chiedere un passaggio perché Dete non voleva camminare. E quel carro era così lento che ho pensato che non sarei arrivata mai. Invece ce l'hai fatta. Mi sei mancato. Ah, sì. Beh, anche tu sei mancata a Testolina. Sarà contenta di vederti. Dovrò lasciarvi ancora. Cosa? Tra un mese dovrò ripartire. No, non puoi. Perché? È per via di Clara. Ha bisogno di me, Peter. Ha un carattere molto difficile. Ma adesso non ci pensiamo. Facciamo finta che resterò qui per sempre. Ti prego. Ce l'hai una casa, no? Che fai? Ti trasferisci qui? Domani vieni con me, va bene? Sui pascoliati. No, domani no. Domani devo fare una cosa. Poi però verrò con te tutti i giorni, promesso. C'è qualcuno lassù, chi è? È mio nonno. Dice che deve finire un certo lavoretto. Oh, Heidi. Raccontami qualcosa di Francoforte. Che cosa facevi laggiù? Com'è la città? Raccontami, ti ascolto. Beh, è enorme. C'è tanto rumore. Oh. E è pieno di gente per bene. In questo periodo ho fatto una cosa. Ho imparato a leggere. Non mi dire. È vero. Le giornate passano in fretta quassù in montagna. Peter e io corriamo sui prati fioriti con le capre. Nonno è contento di non averci tra i piedi, così dice. Ma io so che non lo pensa. Ci brontola quando torniamo troppo tardi. Io sto recuperando le forze. Miglioro. Ho solo un'angoscia. La nonna di Peter sta male. Vorrei tanto che il dottore venisse a visitarla. Sono sicura che la guarirebbe. E vorrei che venissi qui anche tu. Mi manchi così tanto. Thank you.
Heidi! Tieni, è per te. È di Clara, vero? La tua amica. Allora, che dice? Che verrà il 15 di questo mese, insieme a suo padre e a sua nonna. Il dottore invece sarà qui domani. E dopo? Tornerai a Francoforte con loro? Non è così? Andrai via insieme a lei? Devo farlo. Perché? Perché gliel'ho promesso. Peter, aspetta! Aspetta! Lascialo andare. Gli passerà. Questo è il tuo nonno. Si è rimesso al lavoro sul tetto. Non è lui. E allora chi è? È Peter. Ha imparato. Gli ha insegnato mio nonno. Ehi, c'è qualcuno in casa? Sono qui, sono arrivati. Chi? Il dottore e tua madre. Dottore! Sono contenta di vedervi. Sapeste con che ansia vi ho aspettato. Come sta Clara? E sua nonna? E il signor Candidat? E la signorina Rottermeier? E tutti gli altri come stanno? Calma, una cosa alla volta. Stanno bene, stanno tutti bene. Ti mandano i loro saluti. Veniamo a te piuttosto. Non puoi essere la stessa bambina malaticcia partita da Francoforte poche settimane fa. È vero, sto molto meglio adesso. La nonna di Peter invece non sta tanto bene. Vedremo di fare qualcosa, Heidi. Perché ci mettono tanto? Solo perché viene dalla città. Non vuol dire che la farà guarire. Non essere così. Io ho fiducia in lui. Dottore! Avete capito che cos'ha? Penso di sì, Heidi. Allora la guarirete, vero? La nonna è vissuta a lungo, Heidi. È molto anziana. Non è più forte come quando era giovane. Sì, lo so, lo so. Per questo ho chiesto il vostro aiuto. Sì, ma certe malattie, nonostante tutte le medicine che abbiamo, non sappiamo vincerle. Ma la nonna deve guarire e voi la dovete curare. Heidi, no, Heidi. No. Lasciatela andare. Nonna! Nonna! Sono qui, cara. Beh, cosa sono queste lacrime? Il dottore... dice che... Sì, sì, dice lo che... so. Heidi, sono contenta che tu lo abbia fatto venire. È un dottore molto bravo. Voi non dovete morire. Non dovete morire. Non ci si può fare niente, cara. Tutti dobbiamo morire prima o poi. È naturale. Quando arrivi il momento dobbiamo dire addio alla vita. Ma se ci sono persone che non ti dimenticano, persone che ti portano nel cuore, tu continui a vivere dentro di loro. Questo solo dovrai fare, Heidi. Dovrai ricordarti sempre di me. Ah, c'è un'altra cosa. Una cosa che devi promettermi. Cosa? Tu hai ricevuto un dono, Heidi. Sai toccare il cuore delle persone. Sai aiutarle. Le rendi felici. Ma questa può essere anche una maledizione, perché qualcuno potrebbe approfittarsi di te e usare quella tua forza e lasciarti indifesa. Perciò promettimi, anche se sarà difficile,
Prometti di guardarti in fondo al cuore e di accettarti come sei in realtà. Non ti arrendere mai, Heidi, alla malvagità. Riesci a capire quello che ti sto dicendo? Sì. Credo di sì. Però... Non voglio. Capirai, sì. Credi a me. Quando sarai grande, capirai. Ti sarà tutto chiaro. Oh. Terra alla terra, polvere alla polvere. Siamo qui riuniti, parenti e amici, per l'estremo saluto alla nostra cara Mary, che ha lasciato questo mondo per il regno dei cieli. Ella sarà da tutti noi ricordata come madre amorevole e nonna affettuosa. Approfittiamo dell'addio di Mary alla vita per rivolgere un pensiero anche alle nostre vite. Confortiamo i nostri cuori addolorati, confidiamo nell'amore del Signore per ridare pace alle nostre anime. Amen. Amen. Siamo. Forse tornerai indietro e ci lascerai in pace. Ma nonno! Tobias! Aspetta, nonno! Va bene. Cosa c'è? Oh, niente. Solo che quando ti ho visto quassù tra gli alberi ho ripensato ai vecchi tempi, sai? Sono tempi lontani. Quando non ti comportavi da estraneo con noi. No, non sono lontani. Brigitte mi ha detto di Heidi. So che partirà presto. E allora? Per il tuo bene, Tobias, non restare solo. Torna con noi. Non chiedo la tua compassione, prete. E per quanto riguarda la partenza di Heidi, questi sono affari nostri. Nonno! Sì, che c'è? Ha ragione. Chi? Il parroco. Quello? Se sono 30 anni che sbaglia. Ma è vero. Quando me ne sarò andata, sarai di nuovo solo. Sono stato sempre solo. Buongiorno, signora Sesemann, dottore, benvenuta a Mayfair. Dottore, che non è qui, grazie di essere venuta. No, oggi no, la vedrai domani. Faremo tutti quanti una gita in montagna. Oh, non vedo l'ora. Questi sono tutti vostri? Sì, temo proprio di sì. Non potevate certo pretendere che venissimo in questo posto sperduto senza bagagli, dottore? No, certo che no. Alloggeremo qui, in questa locanda. Purtroppo è l'unica che c'è qui a Dorfley. Oh, mio Dio, cosa dirà il signor Sesemann? Ah, voi dovete essere i signori Sesemann. Benvenuti alla nostra umile locanda. Quando Dete ci ha avvisato del vostro arrivo, ci siamo sentiti molto onorati. Naturalmente vi abbiamo riservato le migliori stanze. Sono già pronte, perciò se volete seguirmi, da questa parte, prego. Un albergo incantevole, complimenti. Oh, sì, è bellissimo. Non pensate anche voi che sia incantevole? Sì, è affascinante. Ha un fascino primitivo, prego, signori, dopo di voi. Ma a questo punto immagino di dovermi adattare.
quasi arrivati. Ecco, deve essere quella casa lassù, signore. Salve, Brigitte, buongiorno. Peter, corri, sono arrivati. Mi raccomando, si vede. Ciao, Brigitte. Peter. Ci sono tutti. Te li presento man mano che passano. Questa è Clara. Peter. La signora Sesame, nonna di Clara. E lassù, seguite il sentiero, non potete sbagliare. Voi non venite con noi? No, no, non se ne parla. Ecco, io... Sentite, secondo i patti, dovevo condurvi qui. E ora ci siete. Ma io adesso non farò un solo passo di più. No, signore, non farò nemmeno un passo. Va bene, d'accordo. Ma ormai siete arrivata fin quassù. Siete sicura di non volere... Sono sicura. Assolutamente sicura. Non insisto. Siamo arrivati. Salve! Sembra proprio salve! Di sì. È quella la casa. Ciao, Heidi! 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 Oh. Oh. Heidi! 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 Ci sei mancata! Sono così contenta di vederti. Oh, sono per me. Grazie, che pensiero gentile. Heidi! Clara! Ti ho pensato tanto, lo sai? Era così noioso vivere senza di te. Qui è come lo avevi descritto, bellissimo. Hai visto? Hai conosciuto Peter? Non proprio. Peter, questa è Clara. Ciao. Lui è uno che si vergogna. Sebastian, che bello, siete venuto anche voi. Sono lieto di rivederti, Heidi. Ti trovo bene, meglio dell'ultima volta. Scusami, Signorina Rottermeier, ben arrivata. Beh, è un miracolo che ce l'abbiamo fatta, non ci contavo. È un vero miracolo. Oh, dottore, quel sentiero pietroso. Non c'è un'altra via, non potremmo scendere usando un'altra strada, è possibile? No, signorina, temo che ci sia solo quella. Oh, ma è un disastro. È un'autentica tragedia. Nonno Tobias! Ah, ma dove è la nonna di Clara. Sì, vi metto seduta di su questa scomodo. Poi ci sono Clara e Sebastian, la signorina Rottermeier e il dottore. E come avrete capito, questo è nonno Tobias. Salve. Heidi non ha fatto che parlare di voi e delle vostre meravigliose montagne. Sono belle come ce le aveva descritte. Forse di più. È solo della natura il merito. Noi non abbiamo fatto niente. È comunque uno scenario incantevole e maestoso, ne convenite? Sebastian, toglietevi soprabito. Peter, mangiate un po' di salame. In effetti cominciava a sentire caldo. Prendi il dolce. Che cos'è? Ne volete? No, torta grazie. Di frutta. L'avete fatta voi? Sì, signore. Volete assaggiare? Grazie, volentieri. Ne voglio una fetta anch'io. E voi ne volete? No, grazie, prendo dell'acqua. Ecco, per voi. È deliziosa. Questo luogo mi mette appetito. Grazie. No, ha un gusto differente quassù, è così fresca. È acqua purissima. Qui è pieno di sorgenti. Una magnifica colazione. Grazie. Il merito è di Heidi, non mio. Per voi deve essere difficile accettare il fatto che verrà via con noi. Sì, non lo nego. Ma sapevo che non era tornata per restare. Già.
Ero sicura che voi avreste capito che Heidi potrà avere un futuro vivendo con noi in città. Mio figlio le garantirà il calore di una famiglia, un'educazione, una certa sicurezza, opportunità. È la sua grande occasione, deve coglierla. Avrà tutto quello che desidera. Eccetto questo? Sì, eccetto questo. Ma il sacrificio è necessario. Signora Sesemann, nonno, ci è venuta una bella idea. Sì, bellissima, nonna, mi piacerebbe tanto. Di che si tratta? Il signor Sesemann arriverà solo tra qualche giorno e... E? Cosa? Beh... Clara potrebbe restare qui con noi finché suo padre non arriva. Si divertirà. Oh no, per carità, in una baita. Voglio restare, per favore. Ma è una richiesta ridicola, è completamente assurdo. Dottore, diteglielo. Non sono affatto sicuro che sia una cattiva idea. Potrebbe anche giovarle. Cosa? Signora Sesemann, intervenite voi. E perché? Io non ci vedo niente di male. Sempre se il nonno di Heidi è d'accordo, naturalmente. Allora? Sì. Grazie. Heidi, sì. Sono così contenta. Che bello. Posso restare qui a giocare con te? Appena munto, assaggia. È delizioso. È la cosa più buona del mondo. Oh, Heidi. Oh, che carina. Oh, Heidi, è così dolce. Tu la riconosci? Quella laggiù è Lentina, poi c'è Saltafosso e poi quelle due sono Testa Dura e Snap. Questa invece è Testolina. Peter le porta sui pascoli alti. Lassù, vedi? Ci sono prati pieni di fiori. Sono belli, hanno mille colori. E c'è la signora delle montagne, ricordi? Quanto vorrei vederla anch'io. Ci potrei arrivare, che ne dici? Beh, non è tanto facile. Forse però... Andrò a chiederlo al nonno, scommetto che ci aiuterà volentieri. Nonno, aspetta! Clara vorrebbe andare sui pascoli alti. Ai, ma come si fa a portarla lassù? Ti prego, nonno, devi fare sempre tutto. Trova un sistema, lei ci terrebbe tanto. Peter, aspetta! Muovetevi, stupide gatte! Peter! Snap, Lentina! Camminate, avanti! Su, forza, cammina! Che è successo stamattina? Non sei passato? Sì, ma voi dormivate. La sedia di Clara si è andata a sfasciare in fondo al pendio. Tu naturalmente non ne sai niente, no? Io? Hai notato qualcosa di strano venendo giù? No, niente. Allora vuol dire che sarà stato il vento. Sì, è probabile, sarà stato il vento. Mi raccomando, adesso tienile d'occhio. E qualunque cosa ti chiedano, falla, da loro una mano. Altrimenti dopo ne risponderai a me. Siamo intesi? Sì, va bene. Non ne sa niente. Avevi ragione, è il posto più bello che abbia mai visto. È un incanto. Lo so. La signora delle montagne è quella. Sì, ma si potrebbe vedere molto meglio. Bisogna salire lassù. Ci possiamo andare? E come? Non vedi com'è ripido? Ti prego, siamo arrivati fin qui, perché rinunciare? Lo slittino, non riusciremmo a trascinarlo. Ma c'è Peter, hai detto che è forte. Lui ci aiuterà, non credi? Chiediglielo. Beh,
C'è un solo modo per scoprirlo. Peter, ci aiuteresti a raggiungere la cima? Clara vorrebbe tanto vedere il paesaggio da lassù. Peter, sei stanco? No. Ci siamo quasi. Cosa incredibile. Ti invidio, Heidi. Perché? Perché hai tutto questo. Ma ora ce l'hai anche tu. Non è la stessa cosa. Per me è molto diverso. Perché? Perché tu non puoi... Dillo, avanti. Perché non posso camminare. Mi sembra un'ottima ragione. Senza gambe tutto questo non sarà mai mio. Ma se ci provassi, se ci mettessi la volontà, forse un giorno potresti camminare. No, è impossibile. Il dottore questo non l'ha detto. Io scommetto che ce la faresti. Ne sono sicura. Smettila! Non dirlo nemmeno per scherzo, Heidi. È una crudeltà. Scusa. Non dirlo più, perché saresti ingiusta e lo sai. Te lo dico io chi è ingiusto. Tu sei ingiusta. Peter, no! Heidi non vuole lasciare queste montagne. Lo fa solo per te. No, questo non è vero. Allora chiediglielo, avanti. Heidi, quello che ha detto non è... Tu vuoi tornare a casa con me, vero? La verità, Heidi. Anch'io. Clara, ho fatto una promessa a nonna Mary prima che morisse. Non sapevo che cosa volesse dire, ma adesso l'ho capito. È questa la mia sola casa. È qui che voglio stare. No, io ho bisogno di te. Non posso più fare a meno di te. Ci riuscirai. No, no. Clara, ascoltami. Io non tornerò in città con te. Ma tu sei la mia più grande amica. E saremo sempre amiche, sempre. No, tu non sei mia amica. Avevi promesso e hai mentito. Non ti voglio rivedere mai più. Spero che tu muoia su queste montagne. Clara, tu non pensi questo. Invece la verità. E ti odio. Bugiarda, bugiarda, bugiarda. La bugiarda sei tu, non Heidi. E non te ne accorgi nemmeno. Sei una bambina viziata. E la tua sedia a rotelle non è ruzzolata da sola. Sono stato io a spingerla e sono contento d'averlo fatto. Che cosa? Sì, hai sentito bene. Heidi! Heidi! Yeah.
gambe! Le mie gambe! Non è disgustoso. Non è certo Francoforte. Ah, è sicuro. Avevo detto loro di non farlo, che non ne sarebbe venuto niente di buono, ma nessuno ha voluto ascoltarmi. Frederick, non capisco come sia potuto accadere. Come ti è venuto in mente di farla rimanere quassù? È in ottime mani, Herbert. Se per ottime mani ti riferisci al nonno di Heidi, la locandiera mi ha detto che è una specie di squilibrato. Oh, non dargli ascolto. Tua figlia è sana e salva, te lo garantisco. Come può essere sana e salva se la carrozzella è in pezzi? Non sarò tranquillo finché non la vedrò qui davanti a me. Oh. Più veloce! Clara! 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 Guardate! Fermati! Clara, fermati! Peter! Oh, buon Dio! Clara, stai bene? Sì, sì, sto bene. Sei sicura? Sì. Sono il padre di Clara, Herbert Sesemann. Chi altri potevate essere? Heidi, prendi le tue cose, ce ne andiamo subito. Ti sei fatto, aspetta. Clara, il viaggio sarà molto lungo, non perdiamo tempo. Ma, papà! Sebastian, i bagagli delle bambine. Papà, no! Prima voglio farti vedere una cosa che ti lascerà senza parole. Clara, cosa fai? Ferma. Ti fai male se cadi, non lo fare. Guardami, papà. Guardami. Oh, mio Dio, qualcuno la sorregga, presto. Dovete impedirglielo, bisogna fermarla. Farcela da sola. Prova ancora. Avanti, Clara. Sì.
Appena saremo tornati a casa, daremo una festa in tuo onore, principessina. Sono così fiero di te. Ma dobbiamo andare ora. È tardi, il treno non aspetta. Andiamo. Heidi? Saluta il nonno. A presto. Aspetta, papà. Non è giusto, lei non può, non deve venire con noi. Questi erano i patti, cara, e non sono cambiati. Signorina Rottermeier, Sebastian, prendete i bagagli. Partiamo con Heidi. Papà, ti prego. Heidi resterà qui. Sta bene quassù. È qui che desidera abitare. Sulle montagne. Come io voglio stare con te a Francoforte. Ne sei sicura? Oh, Clara. Coraggio, Heidi. Vallo a dire a tuo nonno. Dirlo, nonno. Ci sono cose che tu non sai, che riguardano John e Adelaide. Mia madre e mio padre. E riguardano anche me. Dimmi tutto, nonno. Sono cose che ti feriranno. Io le voglio sapere. Io costrinsi i tuoi genitori ad andar via di casa il giorno in cui morirono. E fu per vigliaccheria che rifiutai di occuparmi di te. Perciò ora va. Torna a vivere a Francoforte. Di salire da sola. Oh, che viaggio. Ma adesso, dai. Ce ne sono altri? Per favore, scusa. Fra un mese, quando tornerà a Parigi, papà ci porterà con lui. Oh, Heidi, sarà così divertente. Anche Sebastian verrà con noi. E forse uno dei gattini. Papà mi ha promesso che potremo tornare qui l'anno prossimo. E anche quello dopo. E l'estate seguente. Tutti gli anni. Vediamo. Heidi. Clara. Non posso venire. Il nonno ha bisogno di me. Resto con lui. Ti capisco.
amica tua per sempre, Heidi. Anch'io per sempre. Mi mancherai molto. Heidi, resta come sei. Resta esattamente come sei. Addio, tesoro. Pensavo che ormai fossi... Va a scuola, Peter. Corri. Ci vado. Ascoltami, ti prego. Io non voglio vivere con nessun altro. Voglio vivere solo con te. Perché? Perché ti voglio tanto bene. Non l'hai capito? E questa è casa mia.